Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul Games Channel con un nuovo video su Red Dead Redemption 2 che, insomma, mi avete consigliato di portare nuovamente. Prego signore. Beh, mi fa le finte. E, avete apprezzato l'ultimo episodio, quello lì privo di montaggio. Mi ha fatto davvero molto piacere leggere i vostri commenti. E addirittura mi avete consigliato anche un posto da visitare. Se non sbaglio, Mattia mi ha detto di andare verso la riserva Wapiti e parlare un pochettino della loro storia. Che bella illuminazione, mamma mia. Ti togli dalla strada, tu? You ain't tough, my friend. That's all. Thank you. Provaci pure. You ain't so big and special, but you know how to look it. Pathetic. But at least you're trying. You hungry for some lead? Is that it? Extra, extra. All your newsworthy news. Spara. Spara pure. Hey, what's your problem? So long. Girl, hand up. Dov'è la legge in questa città? È arrivata. La legge è arrivata. Complimenti. Hey there. Hey there. Sceriffo, dov'era? Hey, sheriff. Morning. Cioè, io voglio evitare di ripetermi, ma guardate la bellezza. È irreale. Ah, ci voleva un po' d'acqua, un po' di pioggia. Ci rifreschiamo un po', eh. Eravamo luridi, lerci, sporchi. Ovviamente l'ho fatto di proposito. Sapevo che... cioè, il mio Arthur sapeva che sarebbe finita così. L'Arthur attuale, ragazzi, non ha nulla a che vedere con l'Arthur che avete conosciuto nei video con il montaggio. È davvero uno stronzo. È davvero uno stronzo. Istiga la violenza. È un ladro di cavalli. Un ottimo baro. Giocatore d'azzardo. Cioè, ecco, per un bel cavallo ucciderebbe. Cioè, non è sempre così, dipende dalla giornata. Guardate la mappa, quanto cambia con la pioggia. Anche soltanto il terreno, no? Però, davvero... cioè, noi percepiamo un cambiamento drastico. C'è solo un po' d'acqua, cambia il colore. Però è incredibile, è incredibile. Nessuno lo fa bene come Red Dead. Parlando di open world, poi. Comunque, tornando a Mattia, a quello che mi aveva suggerito della riserva Wapiti, mi metto anche di parlarne a livello di storia, cioè raccontare quello che è accaduto. Beh, io non sono così preparato a dire il vero, ricordo poco. Però prima di andare alla riserva, mi sembra opportuno farvi vedere il motivo per cui siamo stati costretti a vivere in un piccolo fazzoletto di terra. Parliamo, ragazzi, di indiani che un tempo vivevano in queste terre, che sono stati cacciati con violenza, con brutalità e cinismo senza precedenti dall'uomo bianco, da chi ovviamente aveva i suoi interessi nel conquistare completamente queste magnifiche terre. La pioggia è durata davvero poco. Un po' come sta accadendo in questi giorni, cioè. In alcune zone d'Italia, perlomeno. Il motivo per cui gli indiani sono stati allontanati risiede qui. Easy, wow. La kerosene tar di Cornwall. Petrolio.
il petrolio, ragazzi. Vedete che territorio immenso, brulicante di vita, con grandi pascoli. Poi quando andremo là, cioè, capirete la differenza e la tristezza. Non perché quelle terre siano brutte, ma capirete che non ha nulla a che vedere con questo. Ora, prima di andare verso la riserva, però, mi farò vedere diciamo che non solo gli indiani sono stati cacciati da questi territori, anche chi ci viveva e che magari aveva scoperto il petrolio prima di loro. Adesso vado un po' a caso, in realtà non lo so di preciso a livello temporale chi ha scoperto prima il giacimento di petrolio. Se non sbaglio si trova da questa parte e devo dire che me la faccio sempre con calma. Spesso i miei video sono privi di azione, però a quanto pare non vi dispiace. Io vivo molto, diciamo, io entro molto nel personaggio, lo sapete, quindi difficilmente faccio azioni sconsiderate, tanto per, anche se sto impersonando un Arthur un po' pazzerello, come vi ho detto. There we go. Quello è un americano da serra, dovrebbe essere, quindi non mi interessa, anche perché ne sto portando uno ora. Ecco. Ecco cosa succede alla concorrenza di Cornwall. E noi riportiamo tutto sul nostro diario, che adoro letteralmente. Mamma mia. Lettera dalla Cornwall Kerosene Tar. Caro Mr. Varley, apprendiamo con rammarico il suo rifiuto di accettare le molte e generose offerte d'acquisto presentate dalla Cornwall Kerosene Tar. Il signor Cornwall ha gentilmente deciso di concederle un ulteriore periodo di 3 settimane per riconsiderare la sua posizione, cosa che le consigliamo vivamente di fare. In seguito temo che per un'azienda delle sue dimensioni sarà molto difficile continuare a competere nello stato del New Hanover, assicurandosi tariffe accettabili per il trasporto ferroviario. Attendiamo con ansia la sua risposta e, come sempre, le auguriamo di avere fortuna in tutte le sue imprese. Saluti. Cameron Spence, vicepresidente della Cornwall Kerosene Tar. Questo povero disgraziato non solo aveva trovato un po' di petrolio, ma anche un tesoro per me di gran lunga superiore. Ma che purtroppo in questo periodo in pochi capivano davvero la loro effettiva importanza. Segniamo la posizione di questa meraviglia. Ossa di dinosauro, 1 di 30. Deborah McGuinness ha chiesto il tuo aiuto per trovare le ossa di dinosauro. Puoi inviare le coordinate della loro posizione a Deborah da qualsiasi ufficio postale. Io credo che nella mia run abbia trovato al massimo 7-8 ossa di dinosauro. Quindi diciamo che hanno la precedenza. Cercherò di trovarle tutte. Non so, magari si sbloccherà una scena o qualcosa. Boh, chissà. Quindi ragazzi, questo è Cornwall e questo è quello che è successo a tutti quelli che vivevano in queste zone.
o meglio a quelli che avevano un business legato al petrolio e chi risiedeva in queste terre. Cornwall ha creato le sue fabbriche per l'estrazione del petrolio e quindi si fottano gli indiani, no? Se non sbaglio, la riserva Wapiti si trovava oltre quelle colline là. Potrei perdermi, però noi seguiremo la strada, la segnaletica. Non dovremmo avere tanta difficoltà, a dire il vero. Acceleriamo un po', anche perché devo stare molto attento alla capienza del mio SSD. Il video non dovrà durare più di 35, massimo 40 minuti. Potrebbe essere davvero estremamente rischioso. Potrei perdere tutta la registrazione. Mi darebbe alquanto fastidio. Ecco qua. Questo posto è sorvegliato, ovviamente. Ma io non odio tutti loro, eh. Cioè, c'è gente poveraccia che lavora per Cornwall, ma saranno schiavi e sottopagati, cioè. Figuriamoci. Allora, saliamo da questa parte, cerchiamo di tagliare un po'. Questa fattoria. Prima o poi Arthur, il mio Arthur, gliela farà pagare a questo fattore. Eccola, va. È davvero un osso duro. Ci odia a morte. Sì, pulisci la tua fattoria di merda. Ma un giorno verrò qua e ti ammazzerò l'unico toro che possiedi. Eccolo là. Eccolo. Toro Angus. Qualità della sua pelliccia 3. Verrò di notte e te lo porterò via. Sì, smercio ovviamente pellicce. Faccio stragi senza problemi nelle fattorie. Allora, qua. Ok, solo l'Emerald Ranch. Nulla. Sicuramente si trova a nord di qua. Dobbiamo trovare un altro segnale. Il tempo è un po' bruttino. Potrebbe ripiovere, sapete, perché non si sta aprendo. Anche perché ha piovuto a Valentine, quindi qua la zona è diversa. Anche se per noi sono passati pochi minuti e ci sembra vicino, in realtà la distanza per il mondo di gioco è, non dico notevole, ma quasi. Oh, e questa bella diligenza qua, tutta sola soletta. Rischia con me, eh. Sono anche un ladro di diligenze. Voroia ne andrebbe fiero. No, non sono interessato a te, dai. Lasciami stare. Sì, sì. Why not a race to Calumet Ravine? I ain't interested, feller. All right, no problem. No harm in asking. Beh, è stato educato almeno. Riserva Wapiti, eccoci qua, ragazzi. Da quella parte. Perfetto. No, non è stato affatto difficile. L'importante era imbroccare la strada all'inizio. Tra l'altro voi non avete conosciuto il mio Mephisto, eccolo qua. Io ho 3 cavalli, Mephisto, Diablo, che ho usato nello scorso video, e Lilith. Tutti i cavalli che ho rubato in maniera brutale ad altri signorotti. Cioè, io adoro tutto questo, davvero rende il mondo vivo come pochi, ragazzi. Bethesda forse
un pochettino ha ripreso da Rockstar in questo. Non voglio ovviamente illudermi, però hanno detto che hanno migliorato molto il comportamento degli animali. Ecco, se dovessero migliorare un po' tutti questi aspetti qua che rendono il mondo di gioco più vivo in un ipotetico del Elder Scrolls 6, io ragazzi sarò l'uomo più felice del mondo. Non dico... Oh signore. Ed in questo caso non faccio problemi ad aiutarlo. Mamma mia. Terrificante. Oh, Mr. You, I thought I was gonna be. Oh, no! Oh, I thought I was gonna be a gone. Oh, you could take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Here, this will help with the pain at least. Oh, yeah. Yes. Oh. Oh. Beh, stia attento, anche perché questo territorio può essere pericoloso anche per via dei lupi. C'è da dire, ragazzi, che poi noi qua ci troviamo nelle Grizzlies. Un cacciatore che finisce nella propria trappola, beh. Quindi non solo lupi. Qua in zona potrebbero esserci anche degli orsi. Quella trappola magari era proprio per uno di quelli. Esserci, ragazzi, perché comunque abbiamo il fiume alla nostra sinistra. Ecco qua. Easy, easy. Questa zona l'ho sempre esplorata davvero pochissimo. Io ho sentito il verso di un orso. Cioè, guardate che roba. Il contrasto tra il colore dell'acqua e le rocce è meraviglioso. Qua doveva venirci pure di notte, chissà quanto cambia. Forse è qui. Sì, ragazzi, siamo arrivati. Non può usare armi in quest'area. Ma diamo un'occhiata rapida, ragazzi. Non è che possiamo fare granché, non c'è tanto da fare. Possiamo soltanto osservarli. Però venire qua prima della main quest, cioè di un punto preciso della main quest, cioè rende il nostro rapporto con loro un po' bruttino. Cioè loro ci detestano, ci vedono... Non ci vedono di buon occhio. Eh beh, giustamente, ragazzi. E guardate, cioè, guardate dove vivono adesso. I grandi pascoli che avevano un tempo. La terra per coltivare. Niente, non hanno più nulla. Mi immagino ogni tanto scendono e fanno provviste. Proviamo a parlare con uno di loro. Hey friend. I have no need for words with you.
They hold more talks with Eldest, more promises. Ladies? What do you want from us? Vedete. Quindi, caro Mattia, purtroppo non so cos'altro aggiungere. Non ricordo con esattezza la loro lore. Cioè, guardate che bello che è. Ma quando sono fatti bene gli animali. Le loro animazioni, i loro comportamenti. Fuori di testa. Questo gioco è fuori di testa. Ora però approfittiamo un po' della zona. Come vi dicevo, io qui non ho mai trovato nulla di interessante. Cioè, a parte un oggetto che adesso andremo a prendere, mi è sempre sembrata un'area piuttosto vuota. Cioè, bellissima. Forse per la pesca potrebbe esserci un pesce importante qua, non lo so. Però non ho trovato mai nessun segreto, roba particolare, niente. Ora andiamo a prendere quell'oggetto. Un oggetto unico, tra l'altro, eh. Quindi in realtà già basterebbe questo oggetto per renderla interessante di per sé, no? Oh, abbiamo un cacciatore qui. Allora, io non so cosa stai cacciando. Però per sicurezza mi prendo armi cattive. Perché se stai cacciando un orso, bella non è. Voglio vedere come te la... come te la cavi. Ci vedete? Questo rende... Vedete, questo rende... Ok, sure. Good luck. Vivo questo mondo. Vedete che reagiscono le nostre parole. Il loro comportamento. Stiamogli sempre un po' distanti. Beh, è tutto tuo. Se non fosse stato per me, a quest'ora saresti ridotto in brandelli. Mi ha fatto troppo ridere come è fuggito. Perché io lo ricordo questo qua, sto cacciatore. Perché più volte magari si incontrano questi tipi cacciare cervi, eccetera. Se non sbaglio, questa dell'orso la vidi, ma non affatto qui. Non qui, in tutt'altro territorio. E ci morì malissimo. Anche perché non mi aspettavo niente un orso. Adesso, come avete visto, mi sono armato di tutto punto. Appena sceso da cavallo, se stavo con la pistola, ragazzi, era brutta. Ci riportiamo un bel po' di carne. Ci vendiamo questa pelliccia. Magari non lo faremo insieme, ma lo farò poi per conto mio. Pelle dell'orso perfetta. Lo porterò al trapper allora. Il colpo adesso è perfettissimo, infatti. In genere per la caccia porto sempre Diablo, perché è un cavallo enorme. Perfetto, però in questo caso, caro Mefisto, non potevo non... non potevo non squagliare quell'orso. Squagliare, non squagliare.
Allora, torniamo a noi. Abbiamo salvato un cacciatore, abbiamo fatto un'opera... Due opere di bene in realtà. Qui ci abbiamo guadagnato una bella pelle. Ci siamo fatte anche una risata. Di là abbiamo guadagnato delle munizioni. Poi munizioni express, quindi... Io sto osservando in realtà, ragazzi, perché non ricordo il punto preciso. Che bella sta musica. Forse è là. Eccoci. Questa è l'unica roba interessante che ho trovato in questo posto. Oltre alla riserva, ovviamente. Un'arma unica, un tomahawk antico. Un tomahawk tradizionale di nativi americani, con manico rilegato a strisce e lama lucida e affilata, e nonostante mostri i segni lasciati dal tempo, è stato ben tenuto da uno degli abitanti del posto. Quest'arma da corpo a corpo è stata trovata conficcata in un bessero di legno rotto su un rialzo nei pressi della gola Calumet, nelle Grizzlies. Pensate, prima quel signorotto che ha voluto, che ci ha chiesto di effettuare quella corsa, no? Quella sfida a cavallo, noi saremmo arrivati qua. In realtà potevo pure accettare. Non ricordavo il nome. Gola Calumet. Non lo ricordavo affatto. Vedete com'è fatta quest'ascia? È unica, eh? Questo tomahawk. Ho detto ascia, però. Cioè, questa roba qua ti spacca la testa. Come un budino. Grande citazione. Beh, la testeremo anche su carne umana. Non appena sarà possibile. Eccoci qua. Testeremo subito il nostro tomahawk. Cosa c'è? Non ti fidi di uno che c'ha la maschera? Beh, direi che il suo l'ha fatto, ampiamente. Andiamocene via da qui, va. E anche alla svelta. Andiamoci. Ho lasciato quel corpo lì. Il panorama anche qua è fantastico, eh. E che gli vuoi dire? There we go. Indagine in corso, omicidio. Questo mi ha visto senza maschera. Chissà se mi associa a quel cadavere lì. Oh, guarda un po' chi c'è. E quello dovrebbe essere un olandese. Sbrighiamoci. Qui tra l'altro vengono adesso gli uomini di legge, quindi andiamocene subito. Tra poco si svolgerà, ci sarà un altro crimine qui. Quello è un cercatore di tesori. Non solo sono interessato alla sua scoperta, se dovesse mai esserci. Io sono interessato al suo cavallo. Potrebbe diventare il mio quarto cavallo. You ain't looking for gold here, is you? Cause
I called it. Ovviamente, tranquillo. All right, I'll leave you to it. Sì, ragazzi, è un olandese. Io quel cavallo lo prenderò. Ok, it's a lucky bucket. This is one. All right, let's see what you got for me. Nel frattempo se ne sono andati. Non hanno trovato l'assassino. Bene. Col cavolo. Come mai? Ancora indagini, come mai? Dai, veloce, trova qualcosa, su. Non farmi perdere tempo. And shake, and what's that? Yeah. Niente. And shit. There ain't nothing. Failure's tough, friend. Getting robbed's worse. Dammi tutto quello che hai. E alla svelta. You dirty son of a bitch. Calmo. Calmo, 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 calmo. Easy now. Il tuo padrone era un inetto. Era un inetto. Non scappare, rimane qua. Sta per farsi notte. Sì, ragazzi, è un olandese. Puro sangue. Meraviglia. Biscotti. Non aveva niente quello là. Ok. Mi è andata bene perché non hanno visto il corpo. Era sotto la strada, mi è andata molto bene. Mi sta facendo notte. Una cosa però. Allora, questa è la bisaccia, l'abbiamo vista già? O era l'altra? Cristo! Dannazione, che botta! Dai, su, fai il bravo. Ok. Biscotti, gin. Davvero? Quindi niente, è finita così. Ah, ogni tanto hanno una pepita. Una pepita d'oro. Nelle bisacce. Ah, è scomparso il cadavere. Questa cosa è stranissima, devo dire. Davvero molto strana. Però è lui il mio tesoro. Come ti chiamerò? Ci devo pensare. Hai visto? Dai, abbiamo un nuovo amico adesso. Gli libereremo di tutta questa roba qua, di tutte queste ciambrosaglie. Ragazzi, il video si conclude qua. Spero vi sia piaciuto. Spero vi abbia fatto un po' di compagnia. Non abbiamo scoperto nulla di che, magari avete visto la riserva, ma chi lo ha giocato sicuramente non si sarà mai perso la riserva, anche perché è di trama. Però magari quel Tomok non ne sapevate la conoscenza, l'esistenza, ok? E vabbè, tutto qua ragazzi. Il tempo stringe, devo chiudere, altrimenti avrei esplorato un po' meglio la zona. Come al solito il cielo stellato è sempre tanta tanta roba.
Cioè, di cosa parliamo?